C'è un mercato che piace all'investitore cassettista, quello che ragiona in un arco di tempo di medio-lungo termine, anche al traders che invece vuole speculare subito, guadagnare, chiudere operazioni, fare al rialzo o al ribasso. Di cosa sto parlando? Ovviamente delle criptovalute. Grazie a eToro ho cominciato ad approfondire lo studio di questi mercati. Li vedete presenti BTC, Bitcoin, Ethereum, come anche Litecoin, tutti presenti all'interno dell'offerta del mercato, appunto, delle valute. Che cosa sono le criptovalute? Tutto è nato dopo la grande crisi del 2008, se ricordate il fallimento della Lehman Brothers, la crisi dei mutui subprime, la grande recessione, sembrava che stesse finendo tutto il mondo, e proprio un signore che usa pseudonimo Nakamoto, non il cacciatore dell'Inter, Nakamoto, che voleva creare il sistema finanziario perfetto, un sistema che non fosse controllato dalle banche centrali, da nessuna autorità, e quindi è nato praticamente il Bitcoin nel 2009. Bitcoin, quindi 2009, si pensava all'epoca che ne sarebbero stati emessi in 100 anni 21 milioni, ma nel 2016 siamo già arrivati a 15,5 milioni, che lo rende molto appetibile perché una risorsa, quando è limitata, accresce di valore. Insomma, tutto avviene tramite peer-to-peer, è un po' l'era della moneta di internet, quindi cioè, a scambi, ce la possiamo scambiare tra di noi. Vuoi comprare da me tramite eToro, compra su eToro, vendi su eToro. Quindi, oppure l'altra cosa che la sta rendendo il successo, sta dando grande successo a questa criptovaluta, è il fatto che stia cominciando a essere accettata all'interno di tutto il mondo dalle istituzioni finanziarie come scambio per poter comprare, fare la spesa e tutto il resto, tutti quelli che sono necessità comuni, soprattutto sulla rete, su internet. E ovviamente di conseguenza stanno anche espandendo la sicurezza, perché ovviamente attacco, sappiamo tutti, i cyber attacchi, e quindi si sta tutto profilando in modo tale che riescono a difendersi da questi attacchi. E dicevo, quindi tutto questo Bitcoin, faccio vedere per esempio un grafico che già lo vedete sul mio monitor e ve lo metto in primo piano. Guardate l'evoluzione, guardate, questo è un grafico settimanale proprio per farvi vedere il movimento che c'è stato al rialzo, e qui anche il discorso che facevo poco fa in merito al fatto che è uno strumento finanziario di interesse per chi è anche il cassettista, il trader che ragiona di medio-lungo termine, ovvero compro Bitcoin, lo tengo lì, un investimento che secondo me ha o delle criptovalute, adesso sto parlando di Bitcoin, ma in genere criptovalute, è un investimento che ha un futuro, credo in questo investimento, lascio lì, non guardo ovviamente le oscillazioni che possono essere forti sia al rialzo che al ribasso durante la giornata, durante le varie sedute, lo tengo lì in cassetta di sicurezza, e poi magari quando ne avrò bisogno. Invece, la cosa altrettanto interessante è che è un mercato, uno strumento anche per chi invece piace un trading più veloce, pieno di adrenalina, scalping, ma non solo. Perché adesso, per esempio, questo che vedete è il grafico weekly, giusto per dare una dimensione del trend di lungo periodo al rialzo. Ma anche se scendo per esempio in 4 ore, vedete, queste sono le oscillazioni che fanno gola ai traders che vanno a speculare, cercano di avere un profitto, di trattenere un profitto in un arco di tempo inferiore. Poi ovviamente uno può anche abbinare un investimento di medio-lungo termine, compra Bitcoin, compra l'Ethereum, che adesso vi farò vedere che cos'è l'Ethereum. È nato successivamente nel 2014. E se vi faccio vedere adesso come i grafici messi insieme Ethereum e Bitcoin nell'ultimo periodo hanno, guardate qui, il grafico sicuramente parla, dice di più di quello che dico io. Guardate, nello stesso periodo di tempo, 2000, oltre 2000%, questo è l'Ethereum o Ethereum con TH, la lingua tra i denti, come amano pronunciarla in inglese, sotto un 132, comunque, di tutto rispetto per quanto riguarda il Bitcoin. Poi c'è Litecoin, ce ne sono altri, ITC, ce ne sono tanti che trovate tutti all'interno della piattaforma eToro. Perché Ethereum adesso sta correndo, sta recuperando, è partito dopo e sta adesso ha sorpassato come performance il Bitcoin? Perché si sta specializzando, ha creato proprio una nuova unità per le imprese, per le transazioni, per le imprese, quindi attira molto, molto l'interesse. Lo faccio vedere, guardate come la corsa è partita dopo, però è arrivato adesso a questi livelli e sta surclassando decisamente il fratello maggiore, potremmo definire il Bitcoin. Insomma, valutate se può essere una forma di investimento adatta anche a voi. Chiedo
chiedete ausilio, aiuto allo staff di eToro e decidete se anche voi fa parte di questa ennesima rivoluzione digitale, una moneta che non appartiene, non è emessa ad una banca centrale. Siamo arrivati anche a questo. Grazie e arrivederci.